Ora si registrerà la conferenza. Buongiorno, Buongiorno, abbiamo il numero legale, quindi procedo con l'appello per la commissione bilancio di oggi. Lumiera presente, Giustetto al momento assente. Bazzoni, tutti. De Marte al momento è assente, sì. Priano. Ciao. Locci sostituisce Priano. Santoro. Presidente, gentiluomo, sostituisco Santoro, buongiorno. Perfetto. E Venturino. Venturino c'era. Pronto, sì, buongiorno, non lo sentivo. Eccoci, sono, buongiorno, Buongiorno, presidente. quindi siamo 5 presenti. Allora, Malagrino, Presidente dei Delegati, Malagrino assente. Coloris assente. Buongiorno. Buongiorno, Arlinghi assente. Bianchini assente. Castelli presente. Como. Como è assente, gentiluomo ha detto presente, Locci pure, Rogero, Presente, buongiorno. buongiorno, Rossa, Rossa è presente, e Spienti che è presente, e nel frattempo entra Giustetto, quindi presenti 6, 3 e 6, 6 su 7 per la commissione bilancio. Allora, buongiorno, cominciamo. Commissione, abbiamo inserito all'ordine del giorno le delibere, diciamo, propedeutiche al bilancio che saranno poi oggetto di approvazione. Abbiamo discussione e parere di tutte le delibere. Quindi abbiamo la delibera Giunta Comunale 282, addizionale comunale IRPEF, abbiamo l'imposta di soggiorno. Abbiamo la Tari e l'IMU. Si tratta della conferma delle aliquote di ascoltare, quindi ho inserito nella delibera. In presenza abbiamo l'assessore Perrone e la dottoressa Bergonzi. Allora, discutiamo ogni delibera singolarmente e alla fine di ciascuna poniamo in votazione la delibera. Quindi discutiamo la delibera numero 282, addizionale comunale IRPEF, approvazione aliquote 2025 a seguito accordo tra Stato e Comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo pro capite superiore a 500 euro per favorire il riequilibrio finanziario. Proposta al Consiglio, discussione e parere, prego Assessore. Grazie Presidente. La proposta, ecco, in oggetto riguarda l'addizionale comunale IRPEF, approvazione delle aliquote per l'anno 2025. È una proposta che viene appunto presentata in questa sede di Commissione e successivamente al Consiglio Comunale ed è considerata una di quelle proposte propedeutiche per approvazione dei tributi propri dell'ente. L'aliquota, l'addizionale comunale IRPEF che viene proposta per l'anno 2025 è la stessa che ha già riguardato, ecco, l'anno 2024. In particolare, le aliquote che vengono proposte sono differenti pensate per scaglioni di reddito. La base imponibile oggetto di imposizione è la medesima relativa alle quattro fasce che sono previste ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF. Questa di fatto appunto è un'addizionale comunale all'IRPEF. Quindi, posto che la base imponibile IRPEF riguarda quattro fasce di reddito, la prima fascia da 0 a 15.000 euro
fascia di reddito, la seconda da 15.000 a 28.000, la terza fascia è da 28.000 a 50.000 e la quarta fascia oltre i 50.000 euro di reddito. L'aliquota che si propone di approvare per l'anno 2025 e che appunto è la stessa degli anni precedenti, affartata dal 2022, è dello 0,8% per la prima e seconda fascia, quindi per i redditi da 0 a 28.000 euro, è dell'1,1% da 28.000 a 50.000 euro di reddito e 1,2% oltre i 50.000 euro di reddito. Si tratta di confermare l'addizionale comunale IRPEF, quindi proposta già nell'anno precedente, addizionale che era stata modificata per poter portare avanti l'accordo, accordo che poi è stato firmato e seguito. Giusto, Assessore? Prego, apro la discussione. Come ho detto, discutiamo e esprimiamo il parere singolarmente per ciascuna delibera alla fine della discussione degli interventi. Ci sono interventi anche in moto. Allora poniamo, prego, senti. No, ma intervengo giusto perché comunque dal momento in cui c'è rimane invariata non ci sono domande da fare, cioè giusto per una questione di... Comunque ringrazio l'assessore per l'illustrazione. Poniamo in votazione. Lumiera, astenuta. Giustetto. Favorevole. Bazzoni. Bazzoni. Favorevole. De Marte è assente. C'è De Marte? Oh. Buongiorno De Marte. Non l'avevo vista entrare. Presente De Marte, quindi De Marte dovrebbe esprimere il parere. Quindi De Marte astenuto. Locci che sostituisce Priano. Astenuto. Astenuto. Gentiluomo che sostituisce Santoro. Favorevole. E Venturino. Favorevole. Quindi abbiamo 4 astenuti, quanti? Ah sì, è il contrario, 3 astenuti e 4 favorevoli. Grazie. Scusate. Allora, passiamo alla delibera successiva, 283. Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, istituzione dell'imposta di soggiorno, conferma tariffe 2025 proposta al Consiglio Comunale. Prego, Assessore. Grazie, ecco, questa proposta è relativa alla conferma delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025. L'imposta di soggiorno è stata introdotta dall'anno 2020, quindi affardata dal 1 gennaio 2020, e la proposta all'esame della Commissione riguarda una conferma di aliquote che sono state già applicate anche per l'anno di imposta corrente, quindi l'anno 2024. In particolare vengono, ecco, a seconda della classificazione delle strutture ricettive. Per gli alberghi di 4-5 stelle, agriturismi, residenze turistico-alberghiere, B&B, affittacamere, appunto di 4-5 stelle, l'imposta di soggiorno è pari a 3 euro. Per gli alberghi 3 stelle, parimenti agriturismi, residenze turistico-alberghiere, B&B e affittacamere, 2 euro. E invece per quello che riguarda gli alberghi 1-2 stelle, agriturismi, appartamenti uso B&B e affittacamere, sempre 1-2 stelle,
l'imposta che viene proposta è di 1,50 centesimi. Apro alla discussione, anche qui si confermano le tariffe. Prego, De Marte. Sì, io devo dire il vero, abbiamo un'ipotesi di quante persone hanno utilizzato e sono venuti in albergo che hanno pagato questa tariffa nell'anno scorso. Abbiamo uno screening più o meno, perché a questo punto se è poca l'entità, a quel punto lì non è Roma, non è Napoli, Milano, non lo so se è ancora utile mantenere questa tassa di soggiorno per i nostri turisti. Se l'assessore mi vuole dire più o meno quanto abbiamo incamerato. Com'è. Allora, il numero delle presenze è un dato che non è nella mia disponibilità, posso dire il numero a bilancio che ammonta a 270.000 euro di entrate dell'anno 2024, a cui corrispondono più o meno anche già le riscossioni che sono ancora in corso. Quindi il dato, ecco, si attesta a 270.000 euro di entrata. Abbiamo detto che l'imposta di soggiorno è stata introdotta dal 1 gennaio 2020, il Comune d'Alessandria ha approvato anche proprio a far data dal 2020 il regolamento dell'imposta di soggiorno, quindi abbiamo un regolamento che regola l'applicazione dell'imposta, quindi prevede qual è l'oggetto, il presupposto dell'imposta, chi sono i soggetti passivi, la misura che viene confermata di anno in anno con appunto la proposta, e prevede anche le esenzioni dall'imposta di soggiorno. Quindi ecco, potrebbe risultare questo richiamo al regolamento del Comune di Alessandria attinente all'imposta di soggiorno interessante anche ricordare appunto che ci sono i casi di esenzioni. L'articolo 5 del regolamento prevede che sono esenti i minori entro il 14° anno di età, sono esenti i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sanitarie del territorio, sono esenti i genitori o accompagnatori di minori portatori di handicap, soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative, soggetti che soggiornano per prestazioni di servizio di volontariato per eventi straordinari o calamità naturali, ma anche che soggiornano per motivi di studio alla scuola media superiore, università, corsi di formazione fino al 32° anno di età. Insomma, ci sono ancora altri casi, anche il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, forze di polizia, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Quindi ovviamente la condizione per godere dell'esenzione è la presentazione da parte dei soggetti interessati di specifica modulistica appunto prevista. Quindi ho voluto ricordare che questa imposta ovviamente viene pagata intanto nei primi 5 giorni di soggiorno presso le strutture e prevede appunto un'ampia casistica di esenzioni. L'entrata è un'entrata che è andata anche crescendo negli ultimi esercizi, quindi non perché effettivamente è aumentata l'imposta, ma in realtà perché si sono registrate anche maggiori presenze nel territorio alessandrino, e questo ovviamente fa piacere perché evidentemente la città insomma ha messo anche in moto alcune iniziative che sono state tali da attrarre turisti
fuori del territorio e quindi questa, diciamo, attivazione di iniziative anche culturali sicuramente è stato importante perché la presenza, ecco, nelle strutture ricettive ne dà dimostrazione. Assessore, queste esenzioni, ah, scusate, chi voleva la parola? Solo una domanda. Queste esenzioni sono previste nel regolamento, vero? Ok, grazie. Sì. Prego, spiego. Intanto grazie per i chiarimenti. No, la domanda che mi volevo porre è che noi chiediamo a tutti praticamente gli albergatori praticamente questa tassa di soggiorno noi cosa diamo praticamente a questi albergatori? Qual è il nostro, cioè, non possiamo essere pronti sempre a chiedere e mai dare. C'è una brochure che collega praticamente, c'è una pubblicità, c'è un invogliare praticamente coloro i quali vengono in Alessandria, come lei dice, e c'è stato un miglioramento. Qual è l'agevolazione che noi possiamo dare agli albergatori? Cioè metterli in rete, metterli, non so, in un sistema turistico, no? A parte l'Alexala che comunque fa ma c'è una possibilità di collegarle per esempio a quelli che sono i nostri eventi alessandrini, a quelli che sono quelli del Cuneese, del Tartufo, del vino e via dicendo, e poi mi taccio, non dico più. Allora, l'imposta di soggiorno è un'entrata, costituisce entrata vincolata, ossia l'entrata è agganciata a determinate tipologie di spese e in particolare quelle che hanno attinenza con la manifestazione, con manifestazioni, eventi culturali e il marketing territoriale. Quindi le spese di questa fattispecie in effetti sono vincolate, ossia non possono essere impegnate fino a quando questa entrata non è incassata dall'ente. Quindi la risposta che mi sentirei di dare al consigliere De Marte è che ovviamente riversando sul territorio, quindi sulla città, attraverso iniziative culturali che possano attrarre, ecco, la restituzione alle strutture ricettive sta in questi termini, perché quello che viene incassato viene speso per iniziative che siano tali da attrarre anche per turisti da fuori del territorio. Fondamentale, sono d'accordo, e fare rete anche con altri comuni, non solo della nostra provincia, ma della regione. Quindi quello che Alessandria, insomma, di potenzialità ne ha e vediamo lavorare molto, ecco, i musei con le mostre, anche le mostre fotografiche che si sono tenute nel corso dell'anno 2024, mi hanno riferito proprio dall'azienda speciale Costruire Insieme, che è il soggetto che in primis insomma, si occupa dell'organizzazione e gestione, che sono stati veramente tanti visitatori da fuori Alessandria. Quindi poter associare eventi nella nostra città che attragano turisti, ovviamente costituisce un primo passo per poi prevedere in un'ottica più ampia, ecco, lo sviluppo e quindi l'attirare turisti che poi da Alessandria si possano spostare verso altri comuni. Abbiamo Casale, abbiamo poi, insomma, abbiamo vabbè, Asti, abbiamo poi il Cuneese, abbiamo Alba. Quindi il fare rete sicuramente è un processo che porta beneficio a tanti comuni. Quindi Alessandria, insomma, si sta impegnando affinché questo processo possa portare, attivare, insomma, vivacizzare la città e nello stesso tempo costituire, diciamo, una parte di un percorso anche più ampio che vada a coinvolgere anche altri comuni. Grazie Presidente, no, ma mi collego a quello che appunto diceva, ha chiesto il consigliere De Marte,
Ma le presenze noi da chi le rileviamo? C'è ancora il vecchio sistema dalla questura o sono direttamente gli alberghi che comunicano all'ente quante sono le presenze, cioè settimanalmente, mensilmente, cioè più o meno da capire? E poi, cioè, secondo me, questo è il mio parere, cioè, per quanto riguarda il 4, 5 stelle, 3 euro, mi sembra un po' pochino, perché uno che si può permettere di andare a dormire in un 5 stelle, magari, forse, anche se ne paga 4, penso che sia, ma forse non lo so, abbiamo qua in città 4-5 stelle, però ripeto, cioè, la differenza mi sembra un po' poca, ecco, dal 3 stelle o comunque, e non lo so, io so che mi sembra che forse il 2 Boi Rossi è 4 stelle, no? Cioè, però alcuni alberghi sono stati rivalutati, dunque non conosco bene sulla piazza nel nostro comune. 4 sicuro, non so 5, non lo so. I dati vengono comunicati trimestralmente proprio dai proprietari, dei gestori, dai gestori, insomma, delle strutture ricettive, quindi vengono comunicati trimestralmente attraverso moduli predisposti ad hoc al comune. E perché in questo modo è consentita anche la verifica dell'imposta dovuta e dei versamenti che poi periodicamente fanno le strutture al comune. Altri interventi? Prego, Giuseppe. Sì, grazie Presidente, ma una cosa velocissima. Scusate se vi ho tolto la parola. Allora, al di là degli appunti che faceva l'assessora, che ha già detto, no, relativamente ai tempi in cui vengono comunicati questi dati, io vorrei semplicemente ricordare una cosa. Al di là del fatto che alcune cose sono previste dalla norma, quindi non è che il Comune si può inventare troppe, cioè, può stare all'interno dei propri regolamenti, adottare dei criteri, però poi alla fine alcune cose vengono decise da norma, ma c'è anche un altro aspetto. Ricordo che quest'estate, che puntualmente è stata convocata la Commissione Bilancio con l'audizione di tutti gli altri, giustamente per la notte di aggiornamento, proprio in questa sede noi abbiamo parlato di questi dati, perché è vero, oggi stiamo parlando delle tariffe, delle imposte, ma precedentemente abbiamo già parlato dei dati relativi anche all'imposta per quanto riguarda la tassa di soggiorno, ma anche per i dati che riguardano il turismo. Avevamo detto proprio che c'è stato un incremento dopo il Covid sostanzialmente del più 12% in questi anni, che significa certamente che Alessandria è più attrattiva anche perché è centrale rispetto a tutto un territorio che è interessante, le colline, il vino, insomma tantissimi altri territori, la stessa zona di Serravalle dove c'è l'outlet, quindi anche da un punto di vista dell'attrattività per il resto dell'Europa c'è questa possibilità di acquisti. Ma allo stesso tempo è anche una zona interessante da un punto di vista industriale, per cui molte persone non vengono soltanto come turisti, vengono anche come lavoratori, e certamente però hanno, con tutte le esenzioni del caso, ma hanno anche loro il vincolo dell'imposta, e quindi Alessandria è attrattiva anche per questo. Di questo incremento però avevamo già parlato, in effetti non stupisce sentirlo anche in questa sede, perciò che cosa diamo? Ma ad un certo punto, scusatemi, io sono anche d'accordo con il fatto che ci debba essere uno scambio, però ricordiamoci sempre che noi siamo un ente governativo, il comune, e chi ha un albergo, un hotel o gestisce la ristorazione è un imprenditore, quindi i meccanismi di dare e avere reciproci non sono e non devono essere paritari, sono diversi. Sono chiaramente diversi. Quindi che cosa diamo? Ma noi facciamo la parte dell'ente governativo, non siamo a nostra volta la rete di coordinamento degli imprenditori e degli albergatori della città, perché altrimenti dovremmo fare questo ragionamento con tutti. In effetti, per una stessa esigenza degli alberghi, normalmente sono molto aggiornati e attrezzati in merito alle iniziative che si svolgono in città, perché nel loro interesse, e questo vale per gli alberghi di Alessandria come per tutti gli alberghi del mondo, è nel loro preciso interesse. Quindi insomma direi che la materia
è già sufficientemente regolamentata e chiara, e non solo, ne avevamo anche già parlato ed eravamo già piacevolmente stupiti da questo dato positivo che certamente ci fa piacere e lo si vede anche dai risultati, perché comunque è un incasso che certamente deve essere anche giustamente reinvestito nello stesso settore e che però non è notevole come, e speriamo che cresca, però è notevole. Quindi direi che non ci sono sorprese da questo punto di vista. Grazie. Presidente Roggero, chiedo la parola. Grazie, Ha chiesto Orlandi e poi le passo la parola, prego. grazie Presidente. E intanto mi scuso perché ho perso la primissima fase dell'esposizione. Mi sembra di aver capito dall'intervento della collega Giustetto che c'è un incremento per quanto riguarda le presenze sul territorio. Questo sicuramente è un dato positivo e penso che ci siano ancora eventualmente ampi spazi di miglioramento qualora Alessandria riuscisse a fare rete con i comuni, diciamo, quelli che afferiscono un po' all'area UNESCO, Monferrato, eccetera. Penso che questa sia poi una grande sfida per il futuro e che possa veramente essere, insomma, cambiare le carte in tavola per quanto riguarda il turismo in Alessandria. E la mia era una domanda, però in parte è già stata risposta dall'intervento della collega Giustetto, nel senso io avrei voluto chiedere come la struttura, una struttura eventualmente ricettiva, riesca a distinguere, cioè per esempio se uno arriva per lavoro, adesso abbiamo dei nuovi insediamenti anche industriali, eccetera, quindi suppongo che ci sia una sorta di arrivo di in Alessandria anche non strettamente legato al turismo, ma magari legato ad attività business, commerciali, eccetera. E appunto la mia domanda puramente conoscitiva era, ci sono delle, cioè si fa una differenza fra chi arriva in un senso o in un altro, c'è un modo di discernere chi è turista e chi no, oppure viene applicata la tassa di soggiorno in maniera uniforme su tutti coloro che hanno una notte in una struttura ricettiva? Domanda solamente proprio conoscitiva perché non conosco l'argomento, quindi in base poi per fare eventualmente altre considerazioni. Grazie. Prego. Chiedo scusa, rispondo subito al consigliere Arlenghi. Ecco, l'articolo 7 del regolamento delle imposte di soggiorno prevede proprio che i gestori sono tenuti ad informare gli ospiti della presenza, insomma, dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, spiegandone poi anche i casi di esenzione. È visto dal regolamento che i gestori delle strutture informino i propri ospiti in tal senso, proprio perché se ci sono casi che rientrano nelle esenzioni, questi possano dichiararlo con i moduli che sono a loro disposizione. Roggero, prego. Sì, grazie Presidente. No, solo per dire che, come diceva giustamente l'assessore, cioè l'imposta di soggiorno si applica a tutti coloro i quali ovviamente passano almeno una notte, poi ci sono dei casi di esenzione, mi ricordo fino alle 5 notti, se non ricordo male, poi l'esenzione che ha detto l'assessore, piuttosto che le esenzioni dettate da chi si occupa di pubblica sicurezza, da chi si muove ad esempio per calamità naturali nei confronti della città. Quindi sono tutta una serie di casi che vengono previsti dal regolamento. Ecco, soltanto una specifica, ovviamente l'assessore non possiamo chiedere e pretendere da lei informazioni legate a piani e programmi legati al turismo, che cosa si intenda fare o no, perché evidentemente lei si occupa giustamente di una parte regolamentare dettata dall'imposta di soggiorno. Sarà poi interessante sentire in audizione del DUP il sindaco, che mi pare abbia la delega di competenza, insieme credo anche a Barosini, che abbia la delega al marketing territoriale, per cosa si sta portando avanti, quale pianificazione. Ecco, soltanto diciamo una cosa che va messa in chiaro è questa, cioè che in realtà quanto diceva la collega Giustetto sul fatto che noi siamo ente pubblico e le attività sono in qualche modo, diciamo, attività private, e quindi non è che l'ente pubblico in qualche modo ha un rapporto paritario del do ut des. In realtà non è così, perché l'imposta di soggiorno in realtà viene normata da un decreto legislativo che è il 23 del 2011, che dice che nella misura in cui vengono incamerati dei fondi legati all'imposta di soggiorno,
essi debbono essere utilizzati esclusivamente per attività inerenti proprio alla promozione turistica in città, conseguentemente con dei piani, dei programmi di condivisione anche con gli altri. Innumerevoli sentenze, lo ricordo anche quando applicammo noi per la prima volta in Alessandria con la contrarietà dell'allora minoranza, attuale maggioranza, all'imposta di soggiorno. Ricordo molto bene quelli che furono in qualche modo i dibattiti. Poi si sa, si può cambiare la parte, poi quando si è opposizione, si dice una cosa, poi quando si amministra magari si cambia idea, come lo vediamo in questo caso. Ma al netto di questo, perché io nel 2020 c'ero e fui quello che, insieme all'assessore, l'ex assessore Lumiere, attuale presidente di commissione, inserimmo questo regolamento con tutte le difficoltà del caso. In realtà venne pianificato anno per anno un piano di intervento proprio sulla promozione della città e su tutta una serie di iniziative che andavano a, diciamo, a coordinare sia gli albergatori che l'associazione, diciamo, l'azienda turistica locale, quindi l'ATL, che le associazioni di categoria, proprio le associazioni datoriali del mondo sia del commercio che del mondo del turismo. Questo sia perché era giusto farlo, ma proprio perché c'è anche un vincolo di legge. Quindi è vero che non è che il comune può andare in qualche modo, adesso la dico banale, a cambiare l'insegna dell'hotel, questo è evidente, no? Che non è che con l'imposta di soggiorno andiamo a mettere a posto la camera dell'albergatore, questo mi sembra scontato, ma è altrettanto obbligatorio per legge che questa imposta venga utilizzata con dei fini specifici, condivisi insieme ad albergatori e associazioni datoriali. Quindi questo è importante perché è un presupposto che non è che in qualche modo vada dimenticato. Quindi l'utilizzo di quella spesa deve essere per legge speso per supportare il turismo nella città e per pianificare coordinatamente con strutture ricettive, associazioni e tutti coloro i quali si occupano di turismo, ATL in primis, tutta una serie di iniziative. Ecco, questo lo dico perché ho sentito questo passaggio che è stato detto, che è un passaggio inesatto, perché non è un qualcosa di dovuto, è un qualcosa di richiesto da parte dell'amministrazione, che però deve mettere sul piatto veramente un piano. Perché se no, se io utilizzo l'imposta di soggiorno banalmente per mettere a posto il San Pietrino, non è quella la funzionalità e non è quello l'utilizzo. Ecco, questo mi piaceva sottolinearlo perché è proprio la ragione per cui nasce questo tipo di regolamento e non vorrei che in qualche modo ciò scemasse in una delle tante entrate che possono essere finalizzate per qualsivoglia spesa. In realtà non è così, ma devono essere finalizzate a un piano ben specifico. Grazie. Grazie. Altri interventi? Allora, poniamo in votazione. Lumiera, astenuta. Giustetto? Favorevole. Mazzoni? De Marte? Locci? Astenuto. Gentiluomo, Favorevole. Venturino, Favorevole. 4 favorevoli e 3 astenuti. Allora, la delibera successiva. La delibera 284 conferma provvisoria delle tariffe tarie 2024 per l'anno 2025, determinazione scadenze 2025. Presente anche la dottoressa Bergonzi, lascio la parola all'assessore Perrone.
Grazie. E questa proposta, ecco, anche costituisce una conferma provvisoria delle tariffe TAR 2024. Perché provvisoria? Perché sappiamo che annualmente viene determinato il piano economico finanziario per la TARI. Quindi il piano, il PEF TARI dell'anno 2025 avrà, diciamo, una rivisitazione, una revisione da parte dell'ente deputato a questo, che è il Consorzio di Bacino Alessandrino, entro il 30 aprile 2025. Nello stesso tempo si chiede di confermare, quindi in via provvisoria, quelle che sono le tariffe del 2024 anche per l'anno 2025, e nello stesso tempo si chiede di confermare le scadenze TARI, le stesse quali sono state applicate per l'anno 2024. Quindi, in attesa di predisporre il nuovo PEF TARI 2025-27, con questa proposta si chiede la conferma provvisoria della TARI 2024 anche per l'anno 25, sapendo che gli avvisi di pagamento TARI del 2024 saranno determinati in acconto, quindi pari al 75% delle tariffe ad oggi in vigore. E le scadenze si chiede che vengano confermate le stesse che sono state già previste per l'anno 2024. Quindi le scadenze saranno al 28 febbraio 2025 la prima rata, la seconda rata il 30 maggio 2025, la terza rata il 2025. Il saldo dell'anno 2025 in applicazione di nuove tariffe secondo appunto il nuovo PEF di prossima emanazione, il saldo vedrà la scadenza del 16 dicembre 2025, così come la prossima scadenza TARI, così ricordo anche l'ultima rata che è quella saldo per l'anno 2024, andrà a scadere a breve, quindi al 16 dicembre 2024. Quindi in sostanza, ecco, si propone di riconfermare le stesse scadenze in acconto per le prime tre rate, febbraio, maggio e settembre, e la rata a saldo a dicembre dell'anno finanziario. Ecco, assessore, a quanto ammonta il gettito TARI? Allora, il PEF TARI del 2024 è stato approvato per 22 milioni di euro complessivamente. 22 milioni significa che è l'importo previsto per sostenere la spesa legata al ciclo dei rifiuti e in particolare con riferimento ai servizi prestati da Amagambiente, dalla società Amagambiente per la raccolta, spazzamento rifiuti, Aral per lo smaltimento e il consorzio di Bacino. Quindi l'importo a bilancio, nel bilancio dell'ente, è previsto anche per legge che l'entrata debba coprire, ecco, le spese. L'entrata viene considerata bilancio sterilizzata dallo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, che nel caso del comune di Alessandria ammonta a circa 4 milioni di euro. Quindi insomma i dati che sono a bilancio per l'anno 2024 è un'entrata di 22 milioni, un fondo crediti dubbia esigibilità di circa 4 milioni e la spesa appunto di pari importo di 22 milioni di euro. Abbiamo anche la presenza della dottoressa Pergonzi, che ringrazio, che ecco, magari se ci sono domande in particolare su questo aspetto, ecco, chiedo di, ecco, intervenire, perché sarà in grado sicuramente anche in maniera più puntuale di dare spiegazioni su quelle che sono appunto le entrate di questa tariffa. Allora colgo l'occasione. Rispetto a questi 22 milioni di entrata accertata, l'incassato più o meno, avete già un'idea? Buongiorno a tutti. Allora,
Tenete conto che adesso l'incasso lo possiamo monitorare solo relativamente all'acconto, che è stato di circa 16 milioni all'acconto, perché il saldo è in emissione adesso, quindi non è ancora stato emesso, quindi non ci sono ancora incassi. Ad oggi l'incasso è stato di circa 11 milioni e 7, più o meno, 11 milioni e 7, 11 milioni e 750. Ogni giorno ovviamente questi sono dei versamenti e niente, quindi è in linea con quello che normalmente avviene. Normalmente il 75% viene incassato e il 25% no. In prima battuta, cioè in ordinario. Poi basta che si mandino i primi atti e allora questa percentuale di incasso aumenta, tenendo conto che uno zoccolo duro ci sarà sempre e quindi questo va ad essere, diciamo, affrontato con il fondo dubbia esigibilità, per cui insomma, gli incassi sono in questa linea, non ci sono stati delle flessioni in negativo, ecco. Più o meno è come l'anno scorso, infatti abbiamo fatto giusto uno studio in questi giorni proprio sull'andamento degli incassi un po' da tutti i punti di vista. Ecco, non so se è un po' fuori tema, però tenete conto che lo stesso periodo dell'anno scorso l'incasso dell'ordinario anni precedenti è stato di 1.900.000 più o meno. 1.900.000, no, degli anni precedenti rispetto al 2023. Quest'anno, pari periodo, siamo ad avere un recupero sugli anni precedenti in ordinario di 3.700.000. Vuol dire che rispetto all'anno scorso abbiamo incassato 2 milioni in più di tassa rifiuti che prima era stata evasa, come versamenti e non come denunce. Grazie, dottoressa. Altre domande? Prego, De Marte. Sì, proprio per l'esperienza che ha la dottoressa Bergonzi, provo a fare una domanda. Quelle bollette che non sono state pagate nel passato sono praticamente richieste da uno studio di avvocati, no? Perché poi comunque mandano una giunzione, no? mandano una lettera di richiamo, non so se si presentano, non so se adesso c'è il circuito, comunque comunicipia, c'è il circuito dell'Equitalia, non so chi è che chiede praticamente il dovuto. Oggi a quanto ammonta quello specifico importo, che praticamente abbiamo delle bollette in soluto che non sono state pagate, più o meno all'incirca? Riusciamo a riprendere un pochettino tutte quelle bollette che non sono state pagate in tempo passato? Interrogativo. Vuoi rispondere magari l'assessore? Non dottoressa, so. Prego. Allora, nel momento in cui un avviso di pagamento ordinario non viene pagato, fino ad oggi con determinati tempi di attesa, poi viene trasformato in un avviso di accertamento per omesso versamento. Con questa attività di sollecito, diciamo così, previsto appunto dalla normativa, quindi non è che viene inventato nulla, già si va a recuperare una buona parte di quello che è l'insoluto in ordinario. Nel momento in cui l'avvisamento per omesso versamento non viene pagato, scaduti tutti i termini, viene mandato a riscossione coattiva, per cui viene trasformato in ingiunzione. Fino al 31/12/2023 la,
il soggetto deputato ad emettere le ingiunzioni in concessione era ICA. Dall'1/1/2024 attraverso appunto il contratto che abbiamo stipulato di partenariato pubblico e privato con municipi e NRTI con ICA, quindi il concessionario diventa Municipia. Municipia attualmente ha ricevuto in dotazione circa 12 milioni di euro da recuperare. In questi 12 milioni di euro c'è tassa rifiuti, IMU, rette scolastiche, contratti di locazione e CDS, quindi multe dei vigili, di atti che erano già stati dati a ICA nell'ultimo periodo di sua competenza e che per un qualche motivo non erano stati lavorati e quindi sono stati passati in eredità appunto a Municipia. Sta emettendo le ingiunzioni in questo progetto, dopodiché dopo l'ingiunzione vengono fatti i solleciti, dopodiché dopo tutti i termini previsti si trasformeranno in preavvisi di fermo e di fermo amministrativo. Poi ci sono tutte le procedure cautelari esecutive che vengono affrontate, tra cui anche il blocco dei conti correnti, tant'è che ICA sta già lavorando in questo senso per quelli che hanno dei debiti non onorati. Questa è la procedura. Da un po' di anni a questa parte, ed esattamente dal 2016, Agenzia Entrate e Riscossione, quindi l'ex Equitalia, non fa più riscossione coattiva per il comune, lavorerà in riscossione coattiva solo per quelle partite che le erano state date in anni passati. Tant'è che ancora adesso arrivano delle cartelle esattoriali per gli anni che vanno dal 2000, 2001, 2002, stiamo ancora incassando. Non tanto, però qualcosina incassiamo ancora per quelle cartelle esattoriali, perché comunque la procedura della riscossione coattiva, se un concessionario lavora bene, non finisce mai, perché ci sono sempre le riattivazioni per fare in modo che il credito rimanga vivo e quindi si possa aggredire in qualche momento, perché succede che in alcuni periodi un soggetto risulta inesigibile, però magari cambia la sua situazione economica e quindi viene aggredito, e questo può avvenire solo quando il concessionario mantiene in vita il credito, quindi con dei solleciti, con delle comunicazioni, con degli atti continui. Okay? Quindi attualmente stiamo lavorando con Municipia, quindi dall'1/1/2024 fino al 31/12/2037 avremo Municipia. Grazie Presidente, ringrazio la dottoressa Bergonzi. No, volevo giusto chiedere, intanto comunque a giorno arriverà il saldo del 2024, sicuramente nei primi di dicembre, anche se questo comporta un lavoro in più, perché è una bolletta in più che purtroppo, però sì, è stato deciso così. Io sinceramente sarei rimasto come il vecchio sistema, le tre bollette, e c'era magari meno lavoro per i dipendenti. No, ma a oggi, praticamente da quando è in attivo per quanto riguarda il recupero in Municipio, le entrate a quanto ammontano? C'è già stato un ritorno? O non ancora abbiamo dei dati da poter iniziare a fare comunque una scrematura, ecco, di questi debiti che dovrebbe recuperare Municipio. Adesso è quasi un anno che loro sono praticamente in attivo, giusto da avere un dato così indicativamente. Grazie. Allora, sì, sono d'accordo con voi che
anno che siamo partiti. Teniamo conto che questo anno ha comportato una migrazione di tutte le informazioni da un programma ad un altro. Questa è un'attività difficilissima e è molto molto delicata, perché è molto molto semplice riuscire a trovare degli errori, e bisogna stare molto attenti a non portarli avanti, perché sennò si rischiano delle, appunto, o persone che spariscono o importi che non sono corretti, dati di variazioni effettuate che non vengono riportati. Quindi fino ad oggi, e dico oggi proprio perché ancora oggi stanno facendo dei controlli, cerchiamo di individuare il più possibile, unendo le forze noi del comune e loro di municipio con sistemi informatici o anche proprio solo con delle casistiche che magari ci vengono in mente, cercare di limitare questi danni. Non si possono escludere completamente, perché qualcosa sfugge, normale, però stiamo cercando di fare in modo di limitarli proprio al minimo indispensabile. Quindi il lavoro di migrazione è avvenuto nel mese di luglio 2024, quindi 6 mesi sono già solo passati per fare in modo che il vecchio programma ci facesse tutte le estrazioni di cui avevamo bisogno. Luglio-agosto, siamo a novembre, in questo periodo sono stati elaborati 1 milione di euro di accertamenti per IMU, 1,3 milioni di accertamenti di Tari. Sono stati fatti tutti i lavori per fare il saldo 2024, e credetemi, è stato veramente, perché non ho ancora dato l'ok, è complicato, però ce la facciamo. Così come anche l'IMU, perché noi parliamo solo di Tari, ma pensiamo che anche l'IMU ha avuto un grosso problema con le migrazioni. E quindi il lavoro è tanto, i risultati attualmente non sono eclatanti, però ci stiamo muovendo, secondo me, bene. Un altro anno, secondo me, avremo un risultato maggiore. Il dato che vi ho dato prima, cioè che rispetto all'anno scorso, quest'anno il recupero sugli anni precedenti è stato così importante, è dovuto proprio alle attività che abbiamo fatto a fine anno, ok? Perché a fine anno ci siamo caricati non poco, perché se vi ricordate lo smantellamento dell'ufficio e tutti gli atti che sono usciti è stato pesante, però ha dato i suoi risultati, per cui in futuro i risultati saranno sempre a tendere a migliorare. Questa è una cosa. Per quanto riguarda invece l'altra considerazione del perché facciamo un acconto e un saldo, ovviamente diventa impegnativo. Per ora quest'anno l'impegnativo ci interessa relativamente, perché che ci pensa la società, quindi mentre gli anni scorsi, insomma, ci costavano sugli 80-90 mila euro due emissioni, no? Da quest'anno noi non abbiamo questa uscita, perché è tutto previsto nel partenariato, no? Quindi perché lo facciamo? Ma perché c'è una normativa che ci obbliga a fare uscire le tariffe 2025 non prima del 2 di dicembre dell'anno in corso. Non potendo aspettare il 2 dicembre per incassare, perché le fatture di chi fa la raccolta e lo smaltimento comunque arrivano da gennaio di ogni anno, l'unica soluzione è quella di fare un acconto con la conferma provvisoria, ed ecco qui la motivazione dell'atto, della tariffa dell'anno precedente, un acconto e poi il saldo ricalcolato con le tariffe nuove.
Ed ecco perché il saldo lo si fa al 16 di dicembre. Ok? Ecco, è questo. È successo nel passato che abbiamo cercato di fare un'emissione subito dopo l'approvazione del PEF. Se vi ricordate, abbiamo fatto la prima rata a luglio. Ok? Cos'è stato il problema? Che siamo andati in sofferenza perché dovevamo pagare, anticipare i pagamenti delle fatture di AMAG e ARAL senza avere nessuna entrata. E quindi è stato pesante. Ecco perché si è pensato dagli anni successivi di fare l'acconto e un saldo. Quindi è una scelta obbligata, ecco, diciamo. Grazie. Altri interventi? Posso ribadire? No, ma solo perché appunto, cioè quello, la mia domanda era questa, perché ovviamente può fare il saldo TARE con IMU, perché hanno la stessa scadenza. Comunque questo comporta ovviamente un peso di lavoro non indifferente, perché poi magari ci sono quelle famiglie che purtroppo non arrivano a sopperire a tutte e due, perché magari hanno spese e ovviamente si trovano IMU e TARI nella stessa scadenza. Ecco, questo era, potrebbe essere un motivo. Poi non è ovviamente giustificato, perché probabilmente, cioè, se hai quegli immobili è perché comunque te lo puoi permettere. Però ripeto, poi ovviamente l'occasione fa sempre l'uomo ladro, no? Questo era il mio. Però ovviamente lo prevede la legge, non possiamo fare diversamente. Oh. Prego, dottoressa. Per poter diciamo essere meno pesanti con il saldo, ecco perché carichiamo molto sull'acconto, per cui facciamo il 75%, per cui il 25%, non so, vi dico, nel mio caso sono 120 euro, ecco. Quindi di cui poi ho 15 giorni di tempo, perché sappiamo che l'avviso di pagamento arriva sempre in ordinario, quindi non si ha mai la certezza, quindi diciamo che normalmente quello che viene pagato entro il 30 di dicembre normalmente non viene mai sanzionato, quindi se uno proprio si trovasse in difficoltà ha sempre questi 15 giorni di respiro. Ecco. Qualcun altro chiede la parola? Castelli. Grazie Presidente, no, solamente un'anomalia, che è già successo, ma non solo a me, anche altre persone, che sono arrivate le bollette già scadute, e magari sono scadute anche da una decina di giorni. Come si può rimediare su questo problema? Veramente, mi creda, mi sono arrivate a me e anche a altre persone. Sì, sì. Una storia che si ripete, anzi peggiora sempre. La posta ordinaria, negli ultimi 5-6 anni, è peggiorata notevolmente. Ed è per questo motivo che consigliamo, però non possiamo obbligare nessuno se non le aziende, a chiedere di avere l'invio tramite mail. In questo modo il ricevimento è immediato, quindi il giorno in cui io adesso stabilirò, penso la prossima settimana, di spedire, dopo un'ora abbiamo tutti la tassa a casa, perché purtroppo con Poste mi ritornano indietro tantissimi avvisi con sconosciuto, non trovato, trasferito, quando anche non è vero, tant'è che ho già fatto un paio di segnalazioni alle Poste proprio lamentando di questo problema. Ma non succede solo con l'ordinario, anche con le raccomandate, che mi tornano indietro come sconosciuto, quando invece la persona, perché poi vado io direttamente, vado a vedere e la persona lì abita e c'è il nome, però per fare prima ho fatto la segnalazione, ma Poste non mi ha ancora risposto, perché oltretutto lì con le raccomandate si parla di notifiche e ovviamente la notifica comporta tutta una serie di problematiche anche di poi per la riscossione coattiva, eccetera. E poi il costo, che è un
raccomandata, voi sapete benissimo, 7,83 euro noi possiamo recuperare, per cui... La soluzione qual è? Allora, quando noi gli avvisi di accertamento per omesso versamento, ovviamente molte volte uno dice ma io non l'ho proprio ricevuto, no? Ecco, allora vi spiego cosa viene fatto dagli uffici. Andiamo a verificare di averlo mandato all'indirizzo giusto. Se lo abbiamo mandato all'indirizzo corretto, purtroppo noi non possiamo intervenire, l'avviso di accertamento per omesso versamento rimane in essere. Qualora invece, andando a vedere la copia conforme del documento, ci rendiamo conto che abbiamo sbagliato noi perché l'abbiamo mandato in via Venezia anziché in via Torino, allora in quel caso andiamo a fargli fare il ravvedimento operoso, quindi le togliamo la sanzione dell'omesso versamento, ma gli facciamo la sanzione come se fosse stato lui direttamente ad accorgersi del non pagamento, quindi molto più vantaggioso per lui, ok? Proprio perché abbiamo sbagliato noi. Però purtroppo è un problema che esiste e non sappiamo come risolverlo, se non quello di chiedere all'utente di avere l'invio tramite mail. Grazie Presidente, ma però se arriva di 10 giorni scaduta, l'amministrazione comunale prende in considerazione questo caso qua oppure viene penalizzata la persona anche se non ha nessuna colpa? Io sono molto pignolo, io quando arrivo alla bolletta vado subito a pagarla, anche se manca una settimana non mi interessa, tanto sono soldi che devo dare, è inutile che li tengo. Però queste persone che magari arrivano delle bollette già scadute da una decina di giorni, non c'è mica un'ulteriore aggiunta di spesa, perché la colpa non è né la sua né dell'amministrazione comunale. C'è scritto sugli avvisi che qualora lo ricevano a ridosso della scadenza o oltre la scadenza hanno 15 giorni di tempo dal ricevimento. C'è già scritto sopra perché sappiamo che il problema c'è. Certo che se uno lo paga poi, la scadenza è dicembre, la paga a giugno dell'anno dopo, ovviamente se invece lo paga a fine dicembre o ai primi di gennaio, ci sta, ecco, ok? Sì. Bene, grazie. Poniamo in votazione la delibera. Allora, Luminera, contraria. Giustetto. Favorevole. Bazzoni. Favorevole. De Marte. Locci. Gentiluomo. Favorevole. Venturino. Favorevole. 4 favorevoli e 3 contrari. Passiamo alla delibera successiva, la delibera 285, canone unico patrimoniale, conferma aliquote anno 2025. Prego assessore. Presidente Lumiera, sì. Non volevo interrompere prima, ma sono presente anch'io, mi sono collegata un po' dopo il suo appello. Grazie, sono Rossa. Sì, sì, ho seguito, ma non volevo interrompere l'esposizione e la discussione successiva. Grazie. Prego, assessore. Grazie. La proposta attiene alla conferma delle aliquote per l'anno 2025, le aliquote previste per il canone, per l'applicazione del canone unico patrimoniale. Quindi è una conferma, di fatto non cambiano le aliquote, sono allegate alla proposta, vedrete quindi che sono distinte tariffa annuale, tariffa giornaliera anche in base alle zone, alla tipologia di occupazione di suolo pubblico o diffusione e esposizione pubblicitaria. Quindi la tabella non sto a leggerla perché insomma è molto particolareggiata per quello che riguarda le varie fattispecie, sono previsti ad esempio anche le occupazioni per spettacoli viaggianti, occupazioni aree in disponibilità di vite a parcheggi in concessione, quindi le
casistiche sono molte, la proposta di fatto conferma le stesse aliquote previste per l'anno finanziario in corso, quindi quelle approvate per l'anno 2024. Ecco, il prospetto che viene allegato appunto è parte integrale e sostanziale della proposta. Io, ecco, non l'ho detto per le precedenti, però tutte le proposte che sono all'attenzione di questa commissione all'esame di questa mattina hanno ricevuto il parere favorevole dall'organo di revisione, non con specifico verbale per ognuna di queste, ma con il parere che è stato rilasciato il 14 novembre 2024, verbale 25, da parte dell'OREF sul bilancio di previsione, con richiamo espresso a tutte queste singole delibere propedeutiche alla redazione del bilancio di previsione. Quindi, ripeto, l'organo di revisione ha dato a tutte queste proposte, quindi sia quelle trattate precedentemente che questa all'esame che riguarda il canone unico patrimoniale, come anche poi per quella successiva che riguarderà l'IMU, ecco, il parere è stato reso all'interno del parere al bilancio di previsione 2025-27. Ci sono interventi? Sì, Presidente, Ruggero. Prego, Ruggero. Grazie, Presidente. No, volevo solo segnalare due cose. La prima era una domanda, la seconda una richiesta. Partiamo dalla richiesta. Sull'allegato, in realtà, io credo vada effettuato un emendamento da parte dell'amministrazione, perché in realtà l'allegato 1 nelle coefficienti delle tariffe non va a distinguere più quelle che sono il coefficiente per le tariffe giornaliere e il coefficiente per le tariffe invece annuali. Cosa che invece in prima battuta nell'allegato che viene accompagnato al regolamento c'è. Quindi, secondo me, questo pezzo qua, se voi vedete sull'allegato, ci sono quattro colonne. Queste quattro colonne hanno due colori distinti, uno in grigio e l'altro in bianco. In quelli in grigio, sulla parte, diciamo, del testo iniziale, parla di coefficienti di tariffe, ma non va a individuare quelle che sono la distinzione tra la tariffa giornaliera e la tariffa annuale, che invece viene riportata da regolamento. Quindi penso che sia necessaria una modifica e quindi reinserimento di un allegato che sia coerente con la distinzione dei due coefficienti, se annuale o soggiornaliere. Questa era la prima osservazione. La seconda osservazione che volevo fare chiedendo all'assessore, ma chiedendo anche alla dottoressa Bergonzi, con la quale avevamo lavorato all'epoca proprio sulla stesura insieme a lei, Presidente, del canone patrimoniale. Dunque, ho visto che sono riportate ancora le esenzioni in capo ai deor, quindi tutti quei deor che hanno i 30 metri, diciamo, quadrati di occupazione non pagano, mentre per la superficie eccedente si paga il canone patrimoniale. Questo significa che avevamo richiesto all'interno del canone patrimoniale, ma che in realtà era già presente per dovere di esattezza, di correttezza nel regolamento dell'occupazione del suolo pubblico, addirittura ancora quando era stato portato avanti dalla sindaco Francesca Calvo. Quindi era stata una cosa che si era portata avanti negli anni, anche quello l'avevamo portato all'interno del canone patrimoniale. La domanda era invece su quelle attività che noi avevamo, ricordo bene, inserito nel regolamento, che prevedeva qualsiasi altra attività che non fosse l'attività ricettiva di ristorazione, quindi che già aveva un'occupazione del deor, avevamo proposto e avevamo inserito un'esenzione per le occupazioni di 3 metri quadri, ovvero, se io faccio un esempio, sono un negoziante di via San Lorenzo piuttosto che di via Milano o di Corso Acqui, metto all'esterno un arredo che possa essere, diciamo,
uno stendino piuttosto che un elemento d'arredo che permetta in qualche modo di reclamizzare i prodotti che ho all'interno dell'attività, senza ovviamente che venga effettuata attività di vendita su suolo pubblico, era concesso ed era gratuito. Ho visto che su questo regolamento viene riportata la possibilità dell'occupazione all'articolo 44, mi pare, del regolamento stesso, dell'occupazione di questa casistica, però poi non riesco ad andare a trovare sia nei coefficienti che nelle esclusioni del regolamento il fatto che ciò venga effettivamente poi scontato come avveniva per i Deor. Ricordo con, diciamo, totale certezza che questa esenzione l'avevamo inserita e volevo capire dove sostanzialmente è stata poi emessa, perché so che poi lì ci sono varie diciamo determinazioni di regolamenti, perché poi richiama, credo che se non ricordo male, sull'occupazione ali si richiamasse ad un altro ancora regolamento, perché anche lì sui coefficienti non vengono riportati le aree mercatali. Ricordo che anche lì erano stati fatti degli abbattimenti importanti che già si erano portati avanti anche con l'amministrazione di centrosinistra guidati dalla Rita Rossi. Già nel tempo avevamo confermato anche noi quei tipi di abbattimento inseriti nel canone unico. Volevo capire un attimino però tutti questi aspetti qua dove vengono visti, perché il regolamento non credo sia stato variato, però con le esenzioni c'erano, volevo capire dove si vanno a leggere, solo di interpretazione del regolamento, mentre invece la richiesta era legata effettivamente a quell'errore che credo vada in qualche modo aggiustato. Grazie. L'assessore sta cercando i dati, nel mentre qualcun altro vuole intervenire e porre altre domande. Allora attendiamo. Buongiorno, non so se sono delle risposte esaurienti. Il regolamento, cioè, mi ricordo di quella esenzione per chi esponeva al di fuori del negozio le ceste oppure gli appendini, eccetera, per migliorare l'esposizione dei propri prodotti. Non c'è stata una variazione, quindi penso proprio che sia ancora così. Cioè, in questo momento proprio il vuoto sul è stato toccato, per cui penso proprio che dal Covid in avanti la cosa sia rimasta. Per quanto riguarda l'allegato, è stato deliberato anche l'anno scorso, probabilmente che si è ristretta quella striscia, per cui probabilmente al di sotto della linea c'è la descrizione corretta, se ho inteso bene l'appunto che ha fatto. Adesso appunto stiamo cercando. Sì, no, perché prima vedere il regolamento. Nell'allegato del sito c'è la distinzione tra coefficiente annuale e coefficiente giornaliero. Nell'allegato oggetto di approvazione invece è probabilmente proprio la tabella che si è ristretta nella parte dove faceva la distinzione. Adesso la controlliamo e vediamo come intervenire. Per quanto riguarda le aree mercatali, sì, ovviamente c'è un regolamento a parte che è gestito appunto dall'ufficio commercio, perché le aree mercatali, il canone unico delle aree mercatali comprende anche
con il passaggio appunto a canone unico, comprende anche la quota di tassa rifiuti, tant'è che le aree di mercato non pagano più la tassa, non sono più iscritti come tassa giornaliera della tassa rifiuti. Non so, se intanto che noi cerchiamo per dare appunto un riscontro più chiaro. Sì, si è ristretta proprio la tabella, quindi non so, faremo. Allora si tratta di ristamparla e inviarci in maniera sì, più adeguata, sì, solo comunale, quindi chiedo all'assessore magari agli uffici se potete inviarcela sì, sì, in maniera più larga e corretta. Invece sulla sì, allora ho recuperato il regolamento, sì, la colonna diciamo coefficiente tariffa in grigio è l'annuale e la colonna a destra invece riguarda la tariffa giornaliera, quindi si amplia insomma soltanto ecco il file, insomma è stato compresso evidentemente, però è da intendersi secondo il regolamento, che il regolamento rimane invariato e infatti il regolamento riporta questa tabella dove, ripeto, la colonna in grigio intende coefficiente tariffa annuale, la colonna invece maniera. Non ho ben inteso, ammetto, l'osservazione sull'articolo 44 del regolamento che sono andata a riguardare. L'articolo 44, ecco, lo voglio insomma rileggere a me stessa e a voi presenti per rispondere al consigliere Roggero e per capire il quesito. L'articolo 44 del regolamento che ha a disposizione il negozio. In particolare si dice che a chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci nel rispetto delle norme di igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale. La concessione è valida nell'orario di apertura dell'esercizio, le strutture non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio e ancora i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore a un metro dal suolo, che è stato citato dal consigliere Roggero. Però mi spiace chiedere di ripetere il quesito perché non l'ho compreso. No. Prego, Roggero. Sì, no, ma assessore, era quello che diceva la dottoressa Bergonzi, cioè noi nel post-Covid avevamo inserito una, diciamo, esattamente come viene per gli esercizi di ristorazione, quindi l'esenzione fino a 30 metri quadri dal pagamento dell'occupazione del suolo, del canone unico per intenderci, dei deor, la stessa cosa era stata portata avanti, non ovviamente su 30 metri quadri perché è un'estensione diversa, se non ricordo male era, cioè la possibilità di mettere all'esterno ricordo un carrettino, uno stendino, un qualcosa che richiamasse sostanzialmente le merci che vengono vendute all'interno dell'attività, ed è proprio diciamo quell'articolo 44 che lei ha letto che richiama quello specifico, diciamo quella specifica possibilità. Però al di là della possibilità di farlo, come riportato nell'articolo, vi era l'esenzione del canone, quindi la possibilità per l'attività di esporre, cosa che tra l'altro in tante attività ancora oggi fanno. Sono passato l'altro giorno in centro, ad esempio, tante attività in via San Lorenzo, per esempio, occupano questo spazio proprio per effetto di quella tipologia di esenzione che era stata intesa con tutte le forze politiche all'epoca. Era un momento particolare, si era deciso poi di mantenerlo. Io credo ci sia riferimento nell'ambito del regolamento delle aree pubbliche, quindi
sulle aree mercatali, quindi sul mondo del commercio, ci sia stato fatto un riferimento lì. Perché io ricordo molto bene, avevamo visto con la dottoressa Bergonzi, che infatti anche lei si ricorda questo aspetto, era stato inserito. Io non ho, come dire, non volevo polemizzare, ma volevo chiedere semplicemente dov'è che fosse ribadito quell'esenzione, perché mi era stata, tra l'altro, una cosa che mi era stata domandata recentemente, e effettivamente da una lettura che avevo effettuato del regolamento del canone unico non si andava ad individuare questo aspetto, ma sono certo che c'era o una specifica o qualcosa di sul regolamento del commercio. Allora chiedevo se magari la dottoressa Bergonzi se lo ricordava, allora coglievo l'occasione per. So che c'è, però non mi ricordo più esattamente dov'è che viene riportato all'interno del regolamento, ma niente di particolare, era solo un'informazione aggiuntiva. Prego, assessore. Può essere anche... Chiedo anche alla dottoressa Bergonzi di integrare. Può essere detto all'anno 2020, anno Covid, erano previste particolari, diciamo, esenzioni, riduzioni con ristoro specifico da parte dello Stato. In realtà il canone unico patrimoniale è entrato in vigore dal 2021, quindi per quello che attiene alle riduzioni di esenzioni sono quelle espressamente previste dagli articoli riduzione articolo 30, esenzione articolo 31, quindi probabilmente quello che ricorda il consigliere Roggero fa parte di una disciplina derogatoria, perché era l'anno del Covid, del 2020, e soprattutto riferita a un'imposta che poi è stata sostituita dal canone unico patrimoniale a far data dal 1 gennaio 2021. Quindi laddove si prevedano particolari riduzioni e esenzioni, ecco, bisogna fare espresso riferimento agli articoli 30 e 31 del vigente regolamento. Altri interventi? Vogliamo? Spieghi. Grazie. No, ma una domanda, perché non so, probabilmente ho capito male, ma per quanto riguarda le aree mercatali sono esenti da Tari? Cioè non pagano per quanto riguarda, cioè non è incluso nella tassa di suolo pubblico una parte che va comunque a coprire per il servizio che poi gli viene concesso, perché comunque le aree mercatali dal momento in cui hanno comunque un servizio, perché Amaga Ambiente deve pulire, deve smaltire, cioè mi sembra forse potrebbe essere anche un motivo quello, perché è giusto secondo me che loro pagherebbero quantomeno una parte che andrebbe sull'Atari. Non è che non la pagano. Da quando ha istituito il nuovo canone unico patrimoniale, che ha stravolto un po', perché prima c'era cosa, c'era il pubblicità, c'era affissioni, eccetera, con il canone unico patrimoniale ha inglobato tutto e ha previsto che le aree mercatali, insieme all'occupazione suolo pubblico, pagassero anche la tassa rifiuti. Quindi la tassa rifiuti è stata assorbita dal canone unico. Ecco perché le tariffe delle aree mercatali non sono in queste tariffe, perché queste sono solo per il canone unico patrimoniale, diciamo, normale. Quello delle aree mercatali è gestito dall'ufficio commercio, che ha stabilito delle tariffe che sono state studiate considerando anche quella quota di tassa rifiuti che prima invece le aree mercatali pagavano a parte. Ok? Quindi adesso loro si trovano a pagare solo una cosa, le spese. Quindi non è che sono esenti, non lo pagano più con i canoni normali, lo paga col canone unico patrimoniale. Altri interventi? Poniamo in votazione. Lumiera, contraria. Giusteto. Favorevole. Bazzoni. Favorevole. De Marte, dovrebbe essersi collegato, non so,
No, non lo vedo. Quindi niente. Locci? Contrario. Gentiluomo? Favorevole. Favorevole. 4 favorevoli e 2 contrari. Allora, per quanto riguarda la prossima delibera, la delibera 291 dell'811 IMU, approvazione prospetto aliquote proprio per l'IMU 2025. Dunque, ci siamo confrontate insieme all'assessore in merito a questa delibera. Poiché dovrà passare in giunta, mi diceva l'assessore, poi le do la parola, questo giovedì se non ho capito male, quindi a breve, l'approvazione del regolamento, che non è un documento propedeutico ma è un documento comunque collegato che ci porta poi anche a discutere in maniera più corretta e complessiva della delibera di giunta. La proposta era quella di sospendere quindi la discussione di questa delibera e rinviarla alla prossima commissione, che verrà convocata congiuntamente con l'affari istituzionale, dato che si tratta di un'approvazione del regolamento, ma appunto essendo congiunta con la bilancio, nella bilancio rinviamo anche la discussione dell'IMU e quindi porre in discussione facendo un tutt'uno con il regolamento e un'approvazione dell'IMU, quindi in commissione congiunta in quel caso con il regolamento e nella commissione bilancio solo per l'IMU. Assessore, prego. Grazie Presidente, sì, confermo. Allora, l'ultima proposta che era all'esame della commissione odierna attiene all'approvazione del prospetto delle aliquote IMU per l'anno 2025. Ecco, qui si tratta di approvazione perché qualcuno, insomma, di voi ricorderà che esattamente un anno fa, quando era in discussione la delibera per aliquote IMU per l'anno 2024, doveva già un anno fa entrare in vigore e quindi essere, diciamo, allegato alla delibera delle aliquote un prospetto emanato dal Ministero dell'Economia e Finanze, un prospetto contenente le aliquote che il Comune va ad applicare. Questo prospetto di fatto un anno fa, ecco, doveva entrare in vigore per l'anno 2024, ma alla fine aveva creato problemi a tutti gli enti in quanto era rigido e non contemplava determinate casistiche, soprattutto con riferimento alle aliquote agevolate che il Comune prevede. Quindi l'entrata in vigore di questo nuovo prospetto sarà dal 2025. Ora, la delibera delle aliquote, infatti, che ha approvato la Giunta, comprende come allegato questo prospetto obbligatorio del MEF. Io anticipo che le aliquote IMU per l'anno 2025 sono invariate rispetto all'esercizio in corso, esercizio 2024. Soltanto nella previsione delle agevolazioni o riduzioni di aliquota che rimangono uguali a quelle dell'anno precedente, il prospetto introduce alcune casistiche legate in particolare agli immobili che hanno subito, sono stati interessati da calamità naturali, che vanno di riflesso a come dire, integrare alcuni articoli del regolamento IMU vigente per il Comune di Alessandria. Ora, sicuramente il prospetto che è allegato a questa delibera è un prospetto obbligatorio, quindi indubbiamente prevale rispetto a qualunque regolamento. Però a questo punto, dal momento che si porterà in una commissione congiunta affari istituzionali e bilancio anche il regolamento IMU, propongo di rinviare la trattazione anche della proposta attinente all'aliquote IMU a prossima commissione congiunta, in modo che si possa esaminare appunto congiuntamente sia il prospetto dell'aliquote IMU che anche il regolamento revisionato in quei pochi articoli che hanno attinenza con questo prospetto del MEF.
Bene, grazie Assessore. Allora attendiamo l'approvazione del regolamento e poi in accordo con la Presidente della Commissione Affari Istituzionali convocheremo una commissione congiunta per discutere di quanto abbiamo detto. Se non ci sono argomenti nelle varie ed eventuali, chiudo commissione alle 10.40. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti.